Rieccoci di nuovo in stazione marittima presso la fiera Napoli Città Libro. Sono in compagnia dell'autore Elio Sabia con il suo ultimo romanzo, posso dire di grande successo, Vite Sospese. Vite Sospese è una storia molto bella, molto originale, molto particolare. È una storia che racconta come il destino, come il caso della vita può cambiare gli eventi, le situazioni che coinvolgono l'essere umano. In modo particolare noi ci troviamo in un romanzo, nel romanzo, dove Elio Sabia ha raccontato su due binari temporali diversi la storia di Mario, un giornalista freelance alla ricerca di un colpo di fortuna, di un qualcosa che gli cambi la vita, e vive nella Napoli moderna, e invece sull'altro binario temporale antecedente noi troviamo la storia di Gennarino Campora, un emigrante napoletano che andrà a New York e che è vissuto dagli anni 30 a Napoli fino poi agli anni 50, fine anni 50, inizi anni 60. Quindi noi ci ritroviamo Mario e Gennarino, che come per magia e grazie ad un'asta alla quale partecipa Mario e dove lui acquista per una cifra simbolica, acquista una valigetta, ritrova i quaderni e una cornice con una foto, da lì parte tutta la storia. È quello che Mario cercava per cambiare la sua vita, per riuscire a dare una svolta a tutta la sua esistenza. E infatti accade, perché in questa valigetta noi ritroviamo i diari presumibilmente scritti da Gennarino Campora. Ed è da qui che nasce, che parte tutto il racconto. Elio, ben ritrovati. Buongiorno, buongiorno. Elio, come nasce in te questa storia e perché hai voluto raccontare proprio specificatamente queste vite sospese, questo destino che gioca con le vite anche e che le unisce attraverso un filo conduttore, come dice anche la copertina, unisce a loro insaputa Mario in un'altra epoca e Gennarino vissuto prima di lui. Prima di tutto volevo ringraziare per questa intervista, ne sono molto contento di questo. E la storia nasce da un mio desiderio. Avevo voglia di raccontare una storia che riguardasse che fosse a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è una storia di un protagonista. Io sono di Napoli, quindi naturalmente mi veniva in testa di scrivere la storia di un adolescente, di un ragazzino. All'inizio era un ragazzino vissuto negli anni 30 del secolo scorso, che è uno scugnizzo, poverello. Una famiglia, aveva perso la mamma da piccolo, il padre lavori saltuari, e quindi si doveva sobbarcare sia il problema del lavoro che crescere un ragazzino di 9-10 anni. Questo ragazzino andava bene a scuola e era ogni sera, soleva nella sua cameretta scrivere su un quaderno di copertina nera, perché allora erano questi gli unici quaderni che esistevano, le sue impressioni della giornata, i suoi desideri, i suoi sogni. E Mario invece, il giornalista, leggendo questi quaderni, si innamora della storia e capisce che dovrà essere il trampolino di lancio per la scrittura di un romanzo d'amore, un romanzo di tenerezze, un romanzo di sogni, di avventure, di destini travolgenti, di situazioni complicate che sembrano diventare delle tragedie, ma in tutte le cose che io scrivo
io cerco sempre di raggiungere il bene, perché il bene è la nostra fonte. Io penso, da sognatore, forse sono estremamente sognatore, che tutte le cose vanno in qualche maniera pensate in maniera ottimistica, anche quando ci sono tragedie. Sognare serve a eliminare i propri dolori. Infatti, Elio, nonostante tu comunque racconti una storia di sofferenza, di sacrifici, c'è un ottimismo di fondo, una tenacia, un desiderio, comunque un'ambizione di cambiare le vite di tutti i protagonisti, non solo, perché naturalmente ce ne sono tantissimi di protagonisti, non c'è solo Mario, ovviamente ci sono e Gennarino, e quindi tutti i protagonisti comunque hanno una grandissima forza di volontà e non si fanno abbattere assolutamente da niente. Elio, il destino, questo fato che unisce tutte queste vite sospese, secondo te quanto ha influito maggiormente, in quale dei personaggi ha influito maggiormente, lo ha indirizzato in una determinata maniera? Probabilmente il personaggio che ha un destino avverso è Gennarino, non è Mario, perché Mario, il giornalista, ha avuto la fortuna di trovare questi quaderni, quindi è un destino favorevole nei suoi riguardi. Gennarino invece è stato costretto a emigrare perché il padre ha deciso di raggiungere la sorella a Little Italy, a New York, e quindi ho già nostalgia di Napoli fin dagli inizi, nella partenza, e poi il destino si accanisce contro di lui, perché è vero che incontra una ragazza sul transatlantico, perché allora per partire bisognava andare per nave per forza. Incontra una ragazza e quei 12 giorni di nostalgia, di malinconia, lui li passa insieme a questa ragazza, una ventenne, e alla fine si abbracciano. Lei era destinata a un uomo che abitava a New York, doveva essere sua moglie. E la cosa si accanisce contro a Gennarino, perché questa donna poi lui la rincontra, e la rincontra con quest'uomo, ma quest'uomo è un mafioso. E quindi ci saranno delle tragedie. Poi lui ritorna, è costretto a tornare in Italia, e quando ritorna in Italia il fato, il destino avverso, da pochi giorni era scoppiata, anzi l'Italia aveva aderito all'ingresso della Seconda Guerra Mondiale a fianco dei nazisti e dei tedeschi, e lui, appena sbarcato a Genova, è stato immediatamente arruolato, e quindi dalla padella nella brace. Aveva lasciato New York perché costretto, non posso dire i motivi perché altrimenti il romanzo non viene letto. Si ritrova nella Seconda Guerra Mondiale con tutte le sue vicissitudini, incontra un tenente tedesco, il quale, avendo capito che lui conosceva ormai l'inglese per bene, gli era utile per le traduzioni di alcuni messaggi che avevano in qualche maniera trafugato del comando inglese. Quindi ci fa un paio di storie, e poi alla fine lui viene spedito a Napoli, prima a Caserta e poi a Napoli, e il suo ruolo è quello di essere fuori dei rifugi antiaerei per avvisare il militare che si trova all'interno del rifugio che la contraerea, diciamo, l'attacco aereo era cessato, e che quindi le persone che si trovavano rifugiate all'interno del ricovero potevano uscire. E durante queste cose succedono dei fatti straordinari, e ancora una volta il destino, improvvisamente, da cattivo che poteva essere, diventa buono, e poi di nuovo brutto, perché lui, per salvare una donna, riceve una scheggia di una bomba che cade nei pressi e tramortisce. Ovviamente si salva il personaggio, perché è un protagonista importante. Nella storia ci sono diversi personaggi importanti. C'è il capitano Andrew Ferguson, un ispettore delle dogane americano, che era stato durante la Prima Guerra Mondiale, un Marines della Prima Guerra Mondiale, ed era stato in Francia, e poi aveva seguito, quando è finita la guerra, la prima,
era venuto in Italia perché il padre aveva interessi economici proprio a Napoli, e lì si innamora di una ragazza napoletana, una Luciana, una classica bruna con i capelli, con gli occhi neri, la carnagione bruna, le tipiche ragazze luciane di quell'epoca. E questa donna purtroppo muore per un incidente che involontariamente ha provocato proprio il tenente Ferguson, il capitano Andrew Ferguson, e quindi lui rimane attaccato a Napoli, e quando ritorna in America cerca assolutamente di frequentare ristoranti dove poter mangiare, ma ristoranti italiani, per sentire ancora l'idioma italiano, anzi le parole in napoletano, quasi come se fosse un legame con la donna che lui ha amato e che purtroppo è finita. Quindi ci sono anche altri personaggi, ci sono le donne, c'è questa ragazza Maria, ci sono le donne di Gennarino, Irina, poi Rachele, c'è la donna di Mario, il giornalista, Camilla, la donna altolocata, che in qualche maniera aiuta Mario nelle sue, perché lui non è che aveva grosse entrate economiche, però riusciva a fargli fare degli scoop, perché lei frequentava persone di un certo livello, quindi dei VIP, e quindi magari veniva a conoscenza di qualcosa di strano, e quindi lui era il giornalista che faceva lo scoop, e quindi aveva un certo credito in alcuni giornali locali, anche qualche giornale nazionale. Indubbiamente Elio, Vite sospese è un romanzo non facilmente raccontabile, non lo si può raccontare con due frasi, con due parole. È molto complesso, è una storia molto articolata che ha tanti protagonisti, e quindi va assolutamente assaporata e goduta pagina dopo pagina. Quello che mi ha molto colpito sono anche le figure femminili. Tu hai inserito tante figure femminili, l'una diversa dall'altra. Anche la zia di Gennarino, zia Antonietta, è comunque la classica zia napoletana che cerca di prendersi cura del nipote e di non farlo, insomma, mettere nei guai lì a Little Italy. E quindi raccontiamo brevemente, in poche parole, perché noi sappiamo bene che il libro va soltanto accennato, perché tutti devono poi leggerlo e appassionarsi a questa storia che, lasciatemelo dire, sta andando veramente bene e sta viaggiando parecchio. Quindi io di questo sono molto contenta. Le protagoniste, le donne inserite nel romanzo, sono diverse sia nei caratteri che nei modi di fare. Camilla, la compagna di Mario, è una donna altolocata, saccente, certe volte anche amorosa e amorevole nei riguardi di Mario, però vive in un altro mondo, troppo ricco, troppo agiato, troppo diverso da Mario. E Mario sente questa differenza sociale e si rifugia nelle figure femminili del romanzo che sta scrivendo, quindi nelle figure femminili di Gennarino, delle compagne di Gennarino. Irina, la prima donna di Gennarino, è una donna sensuale, molto cosciente, sa il fatto suo, però è anche fragile specialmente nei riguardi dei problemi che ha con il marito mafioso in America. Rachele, l'altra donna di Gennarino, invece è una donna sognatrice, affezionata, sensibile, ed è molto più vicino al carattere di Gennarino, che è un sognatore per natura fin dall'infanzia, diciamo, e fino a tarda età. E quindi queste sono le persone che in qualche maniera ho voluto sottolineare particolarmente. Anche le altre ce ne sono, per esempio la zia, che è affettuosa nei riguardi del nipote, è la classica napoletana con le sue tradizioni, la pasta e patate. C'è un mondo tutto da scoprire. Elio, io so che Vite sospese ha già vinto già parecchi premi, e quindi accennaci a qualcuno che ha già vinto, e poi vorrei sapere, vogliamo tutti quanti noi sapere, facciamo sapere al pubblico
quali prospettive ci sono per Vite Sospese, perché come dicevo prima sta viaggiando parecchio e quindi sta riscuotendo un bel riscontro, molta curiosità. Sì, in effetti ho ricevuto diversi premi, attualmente ho partecipato a una decina di premi e 5 di essi sono stato premiato anche in maniera soddisfacente. In uno, al premio Città di Sarzana, sono arrivato quarto classificato e da un pelino dal podio. E poi il premio Michelangelo Buonarroti come finalista, poi ancora Caravaggio, poi ancora Samnium, che è un premio in provincia di Benevento, e ancora mi sfuggono certe volte, sono tanti. E poi ce n'è stato uno che mi ha particolarmente colpito, Caffè delle Arti, in cui ho avuto una menzione d'onore con una spiegazione delle motivazioni per cui ci fossero stati così contenti di darmi questa menzione d'onore, per la tematica del romanzo, l'emigrazione, i sentimenti e quant'altro. E il futuro, sto scrivendo un sequel di questo romanzo e ci sono delle aspettative mie personali su altre tematiche che in qualche maniera possono dare altre gambe a questo romanzo, altri punti di appoggio che possono travalicare il mondo dell'editoria. Io non posso che fare un grande in bocca al lupo a Elio Sabia e a Vite Sospese e a tutte le tante possibilità di narrazione diverse che può avere un libro cartaceo. Io ringrazio Elio Sabia per essere stato in mia compagnia, in nostra compagnia. Ricordo che Vite Sospese è edito da Europa Edizioni, è acquistabile su tutti gli store digitali e ordinabile in tutte le librerie di Italia. Grazie Elio. Grazie a te e buona giornata. Grazie.